Beh, fa sempre piacere intanto partire da una collaborazione che dura anni, perché significa insomma che il rapporto è proficuo, insomma è quello che seminiamo e vogliamo dire da tempo, che è questa la partnership che intendiamo, e parliamo di te e di Conad, di voi e di Conad. Tra l'altro il 15 vedremo on air la campagna di auguri e poi il proseguo della nuova istituzionale. Insomma, un trionfo questo rapporto. È un rapporto consolidato, un rapporto che secondo me, come giustamente dici tu, dovrebbe essere il rapporto ideale fra un consulente di marketing, di comunicazione e un'azienda, perché col tempo si capiscono di più tante meccaniche, tante peculiarità, si conoscono, è come una coppia, conoscendo i difetti sai anche come affrontarli nel miglior modo possibile. Invece, ultimamente, invece noi vediamo coppie che si separano e si divorziano rapidissimamente, matrimoni brevi. Vuol dire che non hai tempo di costruire. Noi per Conad siamo partiti da molto lontano e se quest'anno siamo con questo sviluppo e posizionamento è proprio perché veniamo da tanto lontano, no? Quindi è una relazione che va benissimo. Io devo dire, non perché siamo ospiti di Conad, ma fra l'altro credo che è un cliente invidiabile per chiunque, perché sono preparati, intelligenti e aperti, che è la condizione migliore per un creativo. Tra l'altro aggiungo un tassello e vanno pure bene perché leggevo i dati di fatturato, insomma crescono, che non è male in questo periodo. Però ecco, volevo tornare alla tua metafora del rapporto di coppia. È vero, molti si separano, ma forse è un errore nella scelta iniziale. Qui mi collego anche al dibattito che è tornato in auge con la gara Mercedes sul digital. Sai, insomma, queste gare, la scelta prima che si fa dell'agenzia influisce poi sull'efficacia e anche sulla possibilità di costruire rapporti di lunga. Beh, certo che influisce perché la gara, così come è concepita oggi, ha un grande limite. È legato o a fattori economici o a fattori di amicizia, che è un po' il difetto dell'Italia, il difetto dell'Italia, o è legata a fattori di eccessiva disponibilità dell'agenzia in gara perché vuol vincere la gara. Cioè il risultato è che abbiamo delle proposte magari vincenti che sono fatte apposta per vincere la gara o sono vincenti perché costano poco o perché è come il bando di gara pubblico che sembra che il vincitore sia già definito. Il risultato è che si separano in breve perché molte volte non ci sono i risultati. Ricordiamoci che il nostro mestiere è far vendere di più. Se si perde questo punto obiettivo finale, la comunicazione diventa fine a se stessa e allora non serve e quindi non ci sono i risultati. Infatti, insomma, la percezione mia è che tu ti sei posto un po' fuori, insomma, dai dibattiti di settore per guardare più al lavoro, no? Nel senso che ognuno poi la differenza la fa in proprio, non è tanto un sistema, altrimenti in Italia continuiamo a dibattere sulle stesse cose. Io da tempo mi sono posto fuori, uno perché per una questione proprio di, la definisco anzianità professionale, e sono stufo di dire le stesse cose sostanzialmente, sempre per fare un paragone, come oggi accendi la televisione, i dibattiti sono tutti uguali e c'è lo stesso lamento, lo stesso elenco di problemi e siccome nel nostro mondo di comunicazione i problemi, l'elenco dei problemi e il lamento è ormai da 30 anni, dico, beh, meglio starsi zitto, tanto nel momento in cui parli dici delle cose che che si sanno, si sono già sentite e se non sono mai sentite creano una reazione negativa, nel senso che devi dire delle cose, sei costretto a dire delle cose troppo pesanti, che è meglio non dire. Senti, sul fronte dell'agenzia, come sta andando questo 2014 che per tutti, insomma, rende meno e fa lavorare di più? Perché questa è un po' la sintesi ultima del comportamento del mercato attuale. Ho faticato a chiudere il bilancio in positivo, perché noi tutti gli anni abbiamo sempre chiuso il bilancio in positivo. Quest'anno, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, ma devo confessare che è stato molto, molto difficile, molto faticoso cercare di superare il pari, che secondo me è una condizione perdente. È stato molto faticoso. Abbiamo dovuto lavorare tanto, abbiamo dovuto combattere tanto. Io da creativo ho dovuto fare tanto anche l'imprenditore, però è stato un anno veramente, veramente difficile, non è stato semplice. Mi auguro che il 2015
da qualche parte ci sia un momento di respiro e di apertura, perché sennò il nostro settore lo sento in gravi difficoltà. Aggiungo una piccola cosa, è in difficoltà, come al solito, come succede in tutta l'economia italiana, è in difficoltà il nostro settore, non è in difficoltà la comunicazione, perché la comunicazione sta crescendo, quello che sta soffrendo è la comunicazione pubblicitaria propriamente detta. Ecco, quindi bisogna avere gli occhi bene aperti e capire bene. Secondo te c'è anche una risposta magari sulla necessità di rivisitarvi? Sì, bisogna rivisitarsi, però questa, non dico che ci vorrebbe una rottamazione anche nel nostro mondo, ma quasi, ecco, nel senso, questa rivisitazione non la possiamo fare noi che veniamo da una cultura di comunicazione molto solida, se vuoi, seria, professionale, ma anche molto, molti aspetti superata. Noi possiamo soltanto intuire che ci devono essere dei cambiamenti, ma i cambiamenti non li dobbiamo fare noi, devono essere nuove generazioni. E lì un giorno apriamo una parentesi, un dibattito io e te su che cosa possono dare le nuove generazioni o non dare. Siamo molto volentieri, quindi è un appuntamento che ci prendiamo e ce lo fissiamo per il 2015. Senti, ma ecco, il sentore, cioè ad esempio un'agenzia indipendente come la vostra, dove deve guardare per trovare nuova linfa? Cioè i clienti internazionali, i clienti italiani che esportano, cioè secondo te dove va il vostro business? Io di recente ho iscritto la mia agenzia a un sito di pitch internazionali, che comunica e tiene aggiornato su quelle che sono le gare internazionali e le condizioni a cui partecipare. Perché credo che un'agenzia, chiamiamola indipendente, ma è un'agenzia, appunto, come dire che la Young Rubicam è indipendente, certo, è americana, in America è indipendente, no? Ma, network, dicevo. Vabbè, ho capito, è chiaro, però noi definiamo indipendenti le agenzie italiane, no? Sono agenzie. Io credo che lo sviluppo è nella internazionalità, o poter lavorare su aziende che esportatrici, che esportano, quindi hanno bisogno di mercati, e con loro crescere all'estero, o partecipare a pitch internazionali, perché io credo che una creatività italiana e una creatività francese si equivalgono a fronte di brief serie e ben fatti. Bisogna soltanto decidere di competere, ma gli italiani tendono a chiudersi nei propri confini, no? La competizione ha già dato frutto questa iscrizione, cioè siete già attivi? Non ancora, è una cosa recente, però per rispondere alla tua domanda, secondo me ho cominciato anch'io a guardare subito i mercati esteri. Credo che bisogna combattere con gli altri senza sensi di complessi di inferiorità.